Non c'è male. Ok, adesso tocca a noi. Vi, coprili, ok? Ricevuto! Deve esserci una stanza di controllo di sopra. Da lì potremo collegarci al cerchio in remoto. Vedo il terminale, ci colleghiamo. E i protocolli di sicurezza? V non è una stazione spaziale, è una trivella gigante. Non preoccuparti, Carol li fonderà come burro. Va bene, attiviamo il cerchio e puntiamolo verso la Arasaka Tower. Ci vorrà un po' di tempo. V, devi coprirci le spalle. Abbiamo compagnia. Parecchia. V, dacci una mano! La cassa di Militech non molla! Merda, sembra che il vettore della trivella sia impostato in automatico. Come facciamo a girarla? La convinceremo con dolcezza, amici. Spegni il pilota automatico e metti in manuale. D'accordo. Prepariamoci. Funziona! Preparatevi al decollo! Attenzione, da destra! Come andiamo, amici? 11%! Merda, non puoi fare più in fretta! Uomo a terra, prendete la sua posizione! Contatto col nemico! Attacco! Vergete!
Dispregevoli! Un piccolo esercito. Parate! Procediamo. Cercheremo di guadagnare più tempo possibile. Grazie mille. Noi teniamo d'occhio amici e Carol e ci occupiamo di quel cancello. Dobbiamo fermare il blindato della mia prima che raggiunga tutto. Torniamo da voi. Dopo quello spettacolo potete sicuramente contare su un posto tra i panzeristi. Bel lavoro, mi ringrazio. Dobbiamo dividerci. Ho la ragione. Carol, copriteci le spalle. Ok. Mitch, tu vieni con noi. Sì, signora. Non perdiamo tempo, allora. Andiamo. D'accordo. Attivo l'autopilota e mi disconnetto. Ok. Tutto bene? Mi sembri silenzioso. Bob e Teddy sono morti. Ed è colpa mia! Teddy e Bob conoscevano i rischi lì. Li conoscono tutti. Me compresa. E se avessi saputo come sarebbe finita? L'avrei fatto comunque. Per qualunque membro del clan. Sol mi ha detto che hai portato rinforzi per il Mikoshi. Qualcuno da fuori. Mm-hmm. Alt. E chi sarebbe? Alta un'IA, rinnegata. Ti fai aiutare da un'IA? Beh, ma a questo punto non mi stupisce più niente. È l'unica in grado di penetrare nei sistemi della Rasaka. E non riusciremo a entrare nel Mikoshi senza di lei? Beh, di sicuro non ne usciremo. Ti fidi? Di questa Alt? Sì, ci aiuterà. Perché?
Sei preoccupata? Mi fido di te. Basta questo. Quindi, confido nel fatto che questa alt non ci giochi brutti scherzi. Funzionerà. Deve funzionare. Non può andare male proprio ora. Ci siamo. Quanto manca alla Arasaka Tower? Non molto, da qui dovrebbe essere tutta in discesa. Mettiamoci al lavoro. Ormai dovresti esserci abituato, Sol. Raramente le cose vanno come previsto. Ragazzi, qual è il problema? Carol e gli altri. La Militech si è attivata per tagliarli fuori. Non dureranno a lungo in quel cantiere. Cristo santo. Prendo il Panzer. Gli serve tutto l'aiuto possibile. Sei impazzito! La risposta è no! Stanno per scatenare l'inferno, Mitch, e non puoi pilotare il Panzer da solo senza friggerti quel cazzo di cervello che ti... Hai un'idea migliore! Sono la mia famiglia, Pan! Non li abbandonerò! Sol, tu sei d'accordo? Vi? Qualcuno lo faccia ragionare! D'accordo. La situazione è fuori controllo. Dobbiamo annullare la missione. Non possiamo ritirarci ora. Nessuno si ritira qui. Fate quello che dovete. Io terrò a bada la Militech. Maledizione, Mitch! Ti ammazzeranno! Non oggi, Pan. Mi sento fortunato. Carol! Sto venendo da voi, tenete duro! Sì. Dopo lui... questa mi devi una birra! Loro lo... Dobbiamo fare in modo che ne sia valsa la pena. Voi due salite a vedere che cosa l'è preso. Allora vi seguirò e Mitch, vi coprirò le spalle. Sono qui! Vi. Sano e salvo! Fa attenzione! Ti prego! So badare a me stesso, Pan. Vale anche per voi. Vedete di raggiungere il Mikoshi. D'accordo, ci siamo! Passo a chiudo! Ti prego, basta, stronzate! Ti prego! E mettila in moto. Il motore si è surriscaldato quando la trivella ha raggiunto il cem... È il momento della verità. Vediamo. Passate in modalità manuale. Bene. Non preoccuparti. Dalle più potenze. Panam, va tutto bene? Panam, rispondi! No, Panam! Sono qui, solo un po' ammaccata. Ho visto di peggio. Panam, per un attimo ho temuto che... Non preoccupatevi, va tutto bene. Sol! Il tunnel è sgombro. Notizie da Mitch? Ancora niente. Cazzo, lo sapevo. Sarà un problema di comunicazioni. Su, falla finita. Thank you.
Prepariamoci! Incredibile che ci troviamo proprio dove esplosa la bomba dell'attentato. Quindi questo posto non dovrebbe essere pieno di radiazioni? Chi lo sa? Magnifico. Vi! Vi! Sta avendo un'altra crisi! Vi! Stai bene! Ehi! Il tempo stringe. Lo sento. Qualcuno sa dove siamo. Diamo un'occhiata in giro e lo scopriremo. Vedo il tuo terminale. Prima dobbiamo occuparci delle guardie. Non mi piace. Non mi piace per niente. Devo attivare. L'edificio è in allerta. I sistemi avranno rilevato le vibrazioni della trivella. Cazzo! Sbrigati, Sol! Sarà... E ora ci serve una porta per lo shard di Alta. Dammi un altro secondo. Ne ho uno, non è lontano. Potrai collegarti da lì. Ti invio la strada più breve, ma prima dobbiamo annullare l'isolamento. Arrenditi! Ve ne pentirete amaramente. Arrendi! Ce l'abbiamo fatta. Se stiamo uniti, ce la faremo! Tenete duro! Abbiamo un cecchino!
Ok, sono qui. Alt, lo shard è dentro. Sì. Quanto tempo ti serve per... Già fatto. E mi vengo un culo. Sì, cazzo! Ha funzionato! Quindi possiamo proseguire per il Mikoshi. La strada è aperta. Siete ancora vivi tutti e due? Per ora. A posto? Andiamo allora. Scopriremo presto. Siamo vicini al Mikoshi. Solo pochi passi ti separano dal Mikoshi. Sembra che finalmente avrai la tua occasione. Siamo con te, Eddie, fino alla fine. Gli Alte Caldo mantengono sempre la parola. Non può essere molto lontano. Manca la stanza dopo la partizione, poi siamo al nucleo. No! Non ce la faccio. Puoi farcela.
Asher, mi ricordo di te. Avevi giurato di uccidere Silvered. Voglio svelarti un piccolo segreto. Sai, Johnny, è qui con noi. Non può parlare, ma lo sento dentro la mia testa. Cosa cazzo stai dicendo? Alla fine, ti ho battuto. Silverhand trionfa. Mi sembri in forma. Me la caverò. Il punto d'accesso è davanti a te. Collegati, entra lì dentro e cerca la mega ed alla fine. Forza, appoggiati a me. Posso farcela. Senti, l'unica cosa che so è che Alt scatenerà un casino nella mia testa. Non ho idea di chi tornerà da questa cyber scampagnata. Quindi ti ringrazio ora. Vi, chiudi il becco e fa quello che devi fare. Consigli prima che vada? Sì, te stesso. Andiamo allora, tu ed io. Quando la sera è tesa contro il cielo, come su un tavolo un paziente in preda alla narcosi. Andiamo per certe semideserte strade. Ritrovi mormoranti di chi passa notti agitate in alberghi da poco, ristoranti sparsi di segatura e gusci d'ostriche. Strade che si susseguono come un tedioso argomento, di ingannevole intento, e ci inducono a una domanda opprimente. Oh, non chiedete cos'è.
Andiamo a far la nostra visita. Sei qui. Ce l'hai fatta davvero. Tu e quell'ammasso di cani randagi. Chi è che aveva ragione, bastardo? Avevi ragione tu, Vi. Avevi ragione. E chi si rimangia quello che ha detto? Ma vaffanculo. Hai visto qualcosa o eri tagliato fuori? I soppressori mi hanno rallentato, ma sì, ho visto tutto. Molte persone sono morte per farmi arrivare qui. Mi dispiace, Persona. È soltanto colpa mia se Smasher era lì. È questa la famosa prigione di anime. È diversa da come me la ricordo, ma allora non era alta a comandare la baracca. Dove sono tutte le vittime del Soul Killer? Non ne ho idea. Vediamo solo quello che Alt vuole farci vedere. Dobbiamo fare in fretta prima che la Rasaka mandi rinforzi. Dov'è Alt? Non hai ancora capito, eh? Cosa? Che vuoi dire? Alt ci ha già diviso. Quando ti sei connesso al Mikoshi, ti ha bombardato con il Soul Killer. La tua ragazza non perde tempo. Non sono la sua ragazza. Peccato. Johnny avrebbe proprio bisogno di una come te al suo fianco. Parole forti dette da un altro costrutto rinchiuso nella stessa prigione della Rasaka. Aspetta, cosa? Vuoi dire che sono un engramma? Ah, proprio come me. Non fai più battutine ora? Voi due volete ancora distruggere il Mikoshi? Ah, deve bruciare. E tutti i prigionieri lì dentro? Li libererò e li porterò con me. Stronzate. Li assorbirai come tanti piccoli frammenti di codice e diventeranno parte di te. Ma come se potessero sperare in qualcosa di meglio. Andiamo. Allora, è davvero finita. Hai mantenuto la tua parola. C'è un solo aspetto di cui non ho tenuto conto. Alt, cosa? Il corpo come fattore chiave di questa transizione. La riconfigurazione del DNA del Relic progredita troppo. Oltre alle cure aggressive e invasive, il sistema immunitario del corpo attacca i propri nemici. Cristo santo, arriva al sodo! Dopo che avrò trasferito il tuo costrutto nel tuo corpo, morirai. È inevitabile. È imminente. No. Non è possibile, gli accordi non erano questi. Vivrai per altri 6 mesi circa. Forse qualcosa di più. No, no, no. Deve pure esserci qualcosa a cui non abbiamo pensato. Il tuo corpo ti vedrà come un intruso. Ma è il mio corpo. I naniti del biochip l'hanno alterato in modo permanente. Ora il corpo è di Johnny. Alt, dacci un minuto. Io e Vi dobbiamo parlare. Io no. Non ci credo. Tutto. Tutto quello che abbiamo fatto. Per niente. Ne ho abbastanza. Di tutto. Specialmente di te. Bene. Perché ci atteniamo al piano. Io me ne vado con Alt chissà dove. E tu ti tieni il tuo corpo. Dove hai intenzione di portarti? Oltre il Blackwall. Per divenire parte di lei. Qualunque cosa significhi. Com'è? Oltre il Blackwall. Se non finirò per perdere la cazzo di ragione, almeno lì nessuno potrà più rompermi le palle. E se restassi temporaneamente un costrutto? Finché non troviamo una soluzione. Trovare una soluzione vorrebbe dire fare un patto con la Rasaka. No, grazie. Non c'è proprio un altro modo.
Come ho detto, Johnny può tenere il corpo e restare, mentre tu puoi venire con me. Intendevo, non so, un finale migliore per tutti. Qui, per gente come noi. Posto sbagliato, gente sbagliata. Ma hai il diritto di fare la scelta che ti sei guadagnato, con volontà e impegno. Questo ponte porta nelle profondità del cyberspazio. Attraversandolo, taglierai per sempre ogni legame con il tuo corpo. La strada per il tuo corpo passa da quel pozzo mortale. Ti ho detto che potevi tenerti il mio corpo. Ma non ce la faccio. Mi dispiace. Non scusarti. Abbiamo sempre saputo che sarebbe finita così. Non fare così, cazzo. E allora smettila con le stronzate tipo mi dispiace. Cristo. Sto per cancellare un compagno e una parte della mia anima in un colpo solo. Non hai idea di come io mi senta di merda. Questo atteggiamento mi ricorda qualcosa. Vedi, Vi? Che ti piaccia o no, io resterò sempre con te. Porca puttana, almeno difenditi. Non ci stai neanche provando. Beh, mi hai insegnato che a volte è meglio lasciar perdere. Risparmio le forze per il gran finale. Addio, Vi. E non smettere mai di lottare. Questa diga, me la ricordo bene, appena conosciuti. Non sapevo cosa pensare di te allora. Adesso lo sai. Non mi strapperai confessioni e lacrime. Non contavo sulle lacrime, ti conosco. Quello che penso di te non ha importanza. Domani saremo da un'altra parte. Ricominceremo da capo, io e te. Chiedimelo allora. Non vedo l'ora. Preparati, Arizona. Stiamo arrivando. Guarda la città. E da qualche parte quei bastardi della Rasaka si chiedono come hanno fatto a perdere tutto. Un giorno lo capiranno. Ma noi saremo molto lontani. Avrei dovuto farlo tempo fa. Ora la vedo in modo diverso. Sulla città, sulla mia vita. La città dei sogni. Mi darei un calcione ai coglioni all'idiota che ha detto sta stronzata. Panam, dopo il Mikoshi, dopo tutto quello che è successo, sono felice di essere qui, con te. E che ce ne andremo, insieme. Di addio a Night City. Non la rivedremo più. Resteresti qui con me se avessi cambiato idea e non volessi andarmene? Sono la mia famiglia, Vi. Non posso abbandonarli. Né voglio farlo.
Sono felice di non dover scegliere. Vieni con noi. E poi vedremo che succederà. Poi. Forse dovremmo smetterla di vivere pensando a poi. Cazzo, vi sanguini di nuovo. Troverò una soluzione, Panam. Il farmaco di Vic aiuta un po'. E quando arriveremo dove stiamo andando, parleremo con tutti i tuoi contatti. Hanno fatto miracoli con alcuni dei nostri. Ti aiuteranno, vedrai. Sono felice di sentirtelo dire. A proposito, il nostro piano? È tutto pronto e confermato. Presto incontreremo i nostri, faremo i bagagli e ce ne andremo. La strada non sarà facile. Ma se non mandiamo tutto a puttane, tra qualche ora saremo già oltre confine. Andiamocene. Certo. Ma V, guarda bene la città per l'ultima volta. Voglio dire, se vuoi, ti aspetto in macchina. Beh, Night City, buonanotte e buona fortuna. Quante stronzate. Molti dei nostri sono già oltre confine, ci aspettano dall'altra parte. E i souvenir del Mikoshi? Se ci avviciniamo al confine con tecnologie del genere, ci fanno fuori senza pensarci due volte. Abbiamo controllato. L'Arasaka sorveglia tutti i varchi. Ma noi conosciamo una strada meno trafficata. L'Arasaka. Ho un déjà vu. Ho detto qualcosa di male? Mi hai fatto venire in mente Jackie. E il colpo all'Arasaka. Credo tu sappia com'è andata a finire. Scusami, V. E dai, tu non c'entri niente. E comunque, le cose saranno diverse ora. Per forza. C'è una cosa che mi mancherà di Night City. Che cosa? Il cibo. Il thai di Haywood sulla settima. I pieroghi giù vicino al porto. Sul serio? Lo capirai dopo aver viaggiato per un po' con noi. Stavo pensando che tutto quello che potrebbe mancarmi viene via con me. Cazzo, V. Ci sai fare con le parole. Ma funziona, no? Dillo. Di che funziona? Funziona. Anche troppo. Ora sei con me. Penseremo a tutto e capiremo cosa fare con quella merda che hai in testa. Lo so. Panam, stai scappando da Night City o vai a prendere il tè da tua nonna? Muoviti o la tempesta ti raggiunge! Ma vaffanculo! Michi! Ehi, V! È bello sentirti, Chum. Come va? Dammi un mese e sarò come nuovo. Ve l'avevo detto che me la sarei cavata, no? E dai, Mitch, non eri così sicuro dopo il Mikoshi. Nessuno di noi lo era. È rimasto a letto per settimane come un vegetale. Sarebbe stato spacciato se solo le sue sinapsi non fossero state temprate dai Panzer durante la guerra. Ma ha salvato il culo a tutti quanti. Peccato che Sol non sia con noi. O Teddy. O Bobby. O Scorpion. Ti avrebbero preso a calci dopo quella cazzata con il Panzer. E poi ti avrebbero abbracciato fino a farti vomitare. Lo so, Panam, lo so. Ci hai dato la possibilità di ricominciare.
non sputtaniamola. Sono felice che tu sia con noi, V. Ci vediamo presto. Sento odore di ozono, anche con l'aria condizionata. È la tempesta. Si avvicina. Ok, siamo arrivati. Era ora. Ciao, Mitch. Ehi, leviamoci dal cazzo al più presto, d'accordo? Ehi, come sta andando? È tutto pronto? Sì, quasi tutto. Quindi l'hai trovato? Dove pensavamo che fosse? Tutto pronto e secondo i piani. Puoi dirlo forte. Torna quando sei pronto. Discuteremo di tutti i dettagli. Essere onesto con te. Devo scappare. Ok. Hai un aspetto di merda. La vita all'aria aperta ti fa proprio così male? L'esatto contrario, cowboy. Per la prima volta mi sento davvero vivo. Ho sempre apprezzato l'ottimismo della gioventù. I cattivi pensieri non costano nulla, ma finiscono per infangare la realtà. Pensi che finirai la benzina prima di arrivare? Succederà. Pensi che stai per morire? Hai i giorni contati. Adesso è meglio se ti prepari. Abbiamo un confine da attraversare e una tempesta da evitare. Giornata impegnativa. Una mano per i preparativi? No, è tutto pronto al suo posto. Stavamo aspettando soltanto te. Ok, allora il piano, per l'ultima volta. Non passiamo da un varco ufficiale. Questo lo sai già, no? Usiamo un vecchio tunnel dei contrabbandieri. È abbandonato. Sta vicino al muro. Quindi avete trovato un buco nel muro? Astuto. Non proprio nel muro, ma sotto. È uno dei vecchi tunnel dei contrabbandieri. Per fortuna è ancora aperto. È stata dura trovarlo dopo tutti questi anni. Ma ora non ci ferma più nessuno. Senti, l'idea del tunnel mi piace, ma prima dobbiamo arrivarci. E la sicurezza lungo il confine. Tutta la zona è sorvegliata. Droni in perenne pattuglia. E forse anche mezzi più pesanti. Niente paura. Conosciamo i sistemi di sicurezza e sappiamo cosa fare. È caro le casse di terranno lontani i corporativi. E non ci vedrà nessuno? Prima o poi le guardie di confine capiranno che c'è qualcosa che non va. Ma quando se ne renderanno conto, saremo già lontani. E la tempesta è una bella botta di culo. Coprirà le nostre tracce. Ci vorrà ben più di una tempesta per seminare i corporativi. Hanno cose più importanti di cui preoccuparsi. E se così non fosse, che vengano a prenderci. Se ne pentiranno. Perfetto. E una volta attraversato, che faremo? Raggiungeremo il punto d'incontro con il resto dei nostri. E poi andremo tutti verso Tucson. E una volta lì, saremo a cavallo, giusto? Conosciamo le strade come le nostre tasche. E giù in Arizona abbiamo qualche vecchio favore da riscuotere. Anche se volessi, non ho nulla di cui preoccuparmi. Da oggi non è più tutto sulle tue spalle. Non sei più solo, V. Ti ci abituerai. È una bella sensazione. Mi sa che ora sono io in debito con te. Da, non dire stronzate. Siamo tutti sulla stessa barca. E poi grazie a te abbiamo rubato tanta roba alla Arasaka da farci una cazzo di portaerei. Fidati, sulla lista dei ricercati vivi o morti, veniamo appena dopo di te. Beh, è ora di andare, prima che arrivi la tempesta.
Noi ci siamo. Dopo di te, Panam. Tutti pronti? Mm-hmm. Allora connettiti e vediamo di levare le tende. D'accordo. È il tuo nuovo inizio. Devi cominciare come un vero nomade. Al volante, in senso letterale. Devi solo andare dritto, evitare le buche più grosse e non perdere gli altri, ok? Io mi occupo della nitro, la miscela arriverà direttamente ai cilindri. Se non sincronizzo tutto manualmente, potremo saltare in aria. Meglio non rischiare. Cazzo, mi è venuta in mente una cosa. Che c'è? Il muro di confine, quando ero piccola non c'era. Non avrei mai potuto immaginarlo. Ma avevo la sensazione che a nord fosse tutto diverso. Che lei mi aspettasse un futuro luminoso. Credo di sapere come va avanti. Quando sei arrivata dall'altra parte e non è cambiato nulla, hai pensato che la risposta era Night City e che tutto lì sarebbe cambiato. Sì. E sai anche come va a finire. Sto tornando proprio da dove tutto è iniziato. Cazzo. No. Sarà anche lo stesso posto, fisicamente. Ma tu sei completamente cambiata. Tutto sommato hai ragione. O te. E questa banda di morti. Sono sempre pronto. Allora accelera, dirittura d'arrivo, a tutta velocità! Hanno lanciato i droni. Geralt, Cassidy, muovetevi. Vado a ovest e attivo i disturbatori. Mi hanno agganciato. Vado a est per toglierveli di dosso. In bocca al lupo. Vediamo dall'altra parte. La nitro è pronta. Di addio a Night City. È la tua ultima occasione. Non ho più niente da dirle. Attivala pure. Sono nelle tue mani. Si balla! Proprio quello che volevi. Un nuovo inizio. Non rallentare, Panam. Non ancora.
Beh? È perfetto. Tutto a posto, Panam. Andiamo a casa. Ehi, B, come va la vita là fuori nel deserto? Stai prendendo un po' di sole e di aria fresca? Non dimenticarti di fare un check-up ogni tanto. Se nell'isolamento entrano polvere e sporcizia, è finita. Certo, trovare un bisturi decente là fuori sarà difficile come dormire in un hotel a 4 stelle. Quindi, perché non passi a trovarmi quando torni in città? Penso che potrei farti uno sconticino in nome dei vecchi tempi. Alla prossima, Vi.